Colori, colori, colori. Questa è la tendenza del momento, ovvero festa arcobaleno. Iniziamo a presentarvi quattro coordinati a tema e iniziamo da questo prodotto di Creative, fatto dal piatto piccolo e piatto grande, metallizzato e con i colori sfumati, dove ci abbiniamo il suo tovagliolo. Anche questo è particolare perché ha una stampa a caldo, sempre con sfumature arcobaleno, naturalmente anche la sua tovaglia, ma molto particolare è anche il suo bicchiere, sempre metallizzato in confezioni da 8, e anche dei simpatici cappellini. Veniamo al secondo coordinato, che è di Talking Table. La particolarità è questo piattino, confezione da 12, diversa dagli altri, solitamente da 8 pezzi, quindi 12 piattini sagomati con il suo tovagliolo, sempre sagomato, molto molto particolare, e la sua tovaglietta in carta. Terzo coordinato di Givitalia, tovagliolo semplice, molto colorato, e il piattino con la sua scritta, così come il bicchiere. E veniamo agli accessori. Anche qui c'è abbinato una confezione di cappellini con la scritta in italiano buon compleanno, candeline, sono quattro candeline su stecchetto, e poi un bellissimo festone da 3,60 m con la scritta buon compleanno e decorazioni con nuvolette e arcobaleni. Questo sempre un prodotto Givitalia. Veniamo ad un prodotto di Amscan, particolarità, doppio tovagliolo, piccolo e grande, due piattini, il grande con i colori pastello, in più la nuvoletta, e bellissimo questo piattino iridescente con raffigurata la nuvoletta. Non so se si vede, ma se andate sul nostro sito lo troverete, si vede bene. Ne approfitto per ricordarvi che sul nostro sito www.ballon-party.it troverete tutti questi articoli e tanti altri. Troverete la categoria feste a tema, vi scegliete la vostra festa preferita e troverete tutto raggruppato là dentro. Per queste occasioni però, per le nostre puntate, abbiamo fatto un lavoro ulteriore. Abbiamo raggruppato noi per voi in un unico link gli articoli che presentiamo nelle puntate, quindi qua sotto troverete un link, basta cliccare sul link e troverete questi articoli. Quindi un lavoro molto semplice per poter trovare questi articoli. Torniamo al nostro coordinato di Amscan e vi facciamo vedere gli accessori. Il festoncino Happy Birthday che vedete qui alle mie spalle, che si intravede. Anche alle mie spalle abbiamo messo questi pendenti con raffigurato sole, nuvole e arcobaleno. E anche questi li trovate qui dietro di me. Poi una carinissima candelina che si abbina proprio bene con il piattino. Ultimo coordinato, non è arcobaleno ma si abbina molto molto bene, io lo reputo veramente molto molto particolare, un prodotto party deco, simpatica questa nuvoletta, confezione da 6 pezzi, sagomata, quindi molto particolare. Anche qui c'è il suo tovagliolo, anche esso sagomato, e con in più due pallini che fungono da fossette, stampate a caldo dorato. C'è anche un altro tovagliolo più semplice ma simpatico anche questo, e poi abbinata, ma lo vedremo dopo perché adesso passeremo ai palloncini, una simpatica nuvoletta super shape.
E veniamo agli accessori. Accessori come quello che indosso io, simpatico, purtroppo mi hanno obbligato gli amici dietro la telecamera, stanno ridendo, però hanno vinto loro. Considerate che mi avevano quasi obbligato a indossare questa parrucca, però fortunatamente ci sono riuscito a evitarla questa brutta figura. Altro accessorio un po' più soft è questo papillon. Poi possiamo farvi vedere altri accessori simpatici da abbinare, come questi box porta caramelle, molto molto belli, lo vedrete dopo, adesso che vi faccio vedere un po' di palloncini, perché lo abbiamo abbinato ad un super shape. Poi molto particolari questi pendenti noi li utilizziamo sotto i palloncini quando li si gonfiano ad elio, veramente fanno una bella bella figura. Poi ci sono altri accessori come questi pendenti colori pastello iridescenti, anche questi li vedrete a breve. Eccolo qui il nostro centro tavola, composto da un bicchiere. Abbiamo utilizzato questa confezione di bicchieri, cioè il primo coordinato della Creative, del Thule, una bacchetta maxi. All'interno della bacchetta maxi abbiamo inserito del Thule, diversi colori di Thule, e l'abbiamo colorata a tema. Dopodiché abbiamo inserito questi tassel che vi ho fatto vedere prima, un po' di Thule e questo simpatico 18 pollici a forma di stella. Veniamo ai palloncini e ve ne presento un bel po', ce ne sono veramente tanti in questa puntata. Facciamo prima a farveli vedere direttamente dal vivo, perché li abbiamo gonfiati tutti. Il primo, un 18 pollici, bellissimo, particolarità, due lati di stampa, quindi un l'unicorno e questo è l'altro lato. Passiamo a un altro 18 pollici carino, anche qui diverse sfumature da un lato, da uno e dall'altro, con la scritta Happy Birthday dorata. Poi veniamo a questa candelina. Eccola qua, questa candelina dell'Anagram. Poi la nuvoletta che vi abbiamo fatto vedere nell'ultimo coordinato di Party Deco. Poi, ormai lo conoscete già, l'Orbs Ombre, nella variante Ombre. E qui ci sono diverse sfumature di colori. Noi abbiamo gonfiato il modello Rainbow, quindi con tutti i colori dell'arcobaleno. Veniamo poi agli arcobaleni e di qui possiamo dirvi che ci sono 5 modelli diversi. Il primo è un super shape, questo è un prodotto Party Deco, grande, particolare, molto bello, colori netti. Poi abbiamo questo della Qualatex, anche questo molto bello. Questo arcobaleno invece è con le nuvolette sorridenti ed è un prodotto Anagram. E poi veniamo agli altri, vi faccio vedere anche quest'altro. Allora, come ho detto prima, abbiamo usato un box porta merende, vedete questo box porta merende. Poi abbiamo usato il pendente simpaticissimo e poi, per terminare la composizione, quest'altro arcobaleno. Ok, l'ultimo arcobaleno è questo nuovissimo, arrivato proprio pochi giorni fa,
bello perché ha questo effetto metallizzato, colori pastello, veramente bello. Questo è un prodotto Anagram. E poi veniamo al lattice, lattice Gemar. Intanto una busta bellissima, ragazzi, una busta bellissima, fatta bene, in pratica rimane in piedi, confezione da 50 pezzi e anche molto particolare e comodissima l'apertura con il sistema di chiusura, quindi come se fossero delle, veramente delle caramelle da mangiare e poi da richiudere per evitare di mangiarle tutte. Veniamo alla stampa. La stampa anche questa fatta su colori pastello, colori macaron. Vediamo, ecco, magari sul rosa, anche questa bellissima stampa con delle nuvolette. E per oggi abbiamo terminato e vi ricordo che qui sotto troverete il link dove troverete tutti i nostri articoli presentati in questa puntata. Altra preghiera che noi vi facciamo, iscrivetevi, se siete contenti di queste puntate iscrivetevi e cliccate sulla campanella così sarete avvisati quando pubblicheremo le prossime puntate. E se volete lasciate sotto dei commenti, dei suggerimenti e delle richieste per le nuove puntate e noi cercheremo di accontentarvi. Alla prossima puntata, ciao!